tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà il video Ask Katie e appunto in questo video risponderò alle domande che mi avete fatto su Instagram. Mi raccomando, se ancora non mi seguite su Instagram, andatemi a seguire, che mi chiamo così. E niente, direi subito di iniziare, essendo che mi avete fatto veramente tantissime domande e spero che riuscirò a rispondere a tutti. E niente, la prima domanda che mi viene posta da Crisia Carboni è: il vero nome di Topo è Topo? Allora, il vero nome di Topo è Mick the Mouse ex Turbo Henry, e ve lo scriverò qua perché è veramente lungo come nome, però appunto l'abbiamo soprannominato, cioè lo chiamano tutti comunque Topo perché è molto più facile ed è molto più corto. La seconda domanda viene posta da I am Nevluna. Ok, spero di averlo detto giusto perché non lo so. Cosa ne pensi che, visto che salto le 90, possa comprarmi un cavallo mio? Secondo me sì, perché comunque il brevetto l'hai fatto e un po' di esperienza ce l'hai, e secondo me questo è proprio il periodo giusto per prendere il cavallo e il livello giusto, quindi mi raccomando, compralo. Poi Crisia Carboni di nuovo mi chiede: marca di trucchi preferita? Oddio, allora io non è che mi trucco chissà che cosa, perché alla fine non è che sono una make-up artist. Cioè, i trucchi che uso, non so neanche io di che. Mi piace un sacco la Benefit, quindi direi che Benefit è la mia marca preferita. Poi Celine Coller 19 mi chiede: qual è stata la tua prima impressione quando hai visto Giro? Allora, sono arrivata in maneggio, cioè la mia istruttrice mi ha fatto vedere: guarda questo cavallino, potresti prendere in mezza fila. Io l'ho guardato, poi ho guardato lei, ho guardato mio papà, ho detto: ma io come faccio a salirci su quello? Perché mi sembrava veramente un gigante, cioè troppo alto. E infatti ero tipo mega in ansia perché ho detto: oddio, no, ma siamo seri, come farò? E non ero abituata e non avevo praticamente mai montato un cavallo così alto, quindi la mia prima impressione è stata quella, cioè ho detto: è troppo alto, basta. Poi Ludovica della Bina.hr mi chiede: quanti anni ha Giro? Ok, ci sono. PS, siete stupendi, grazie mille. Comunque Giro è del 2000, quindi teoricamente ha 18 anni, anche se siamo nel 2019, quindi credo ne abbia 18. E sì. Poi Noemi Margiotta trattino basso mi chiede: avete qualcosa in comune caratterialmente tu e Giro? Allora, penso che una delle cose che abbiamo in comune sia: lui adora mangiare, mangia di tutto veramente, ed è una cosa incredibile, perché ogni volta che lo prendo dal pascolo oppure lo porto un po' a brucare, lui, cioè, non so, lo chiamo: Giro, diamo, diamo Giro, gli faccio anche vedere il biscotto, cioè così che deve venire. Invece no, lui continua a mangiare, quindi è una roba incredibile. Quindi penso che, cioè, in comune abbiamo appunto questa cosa del cibo, perché anche io adoro mangiare come una vacca, e penso sia una nostra caratteristica in comune. Poi Crisia Carboni di nuovo mi chiede: che lavoro vorresti fare da grande? Allora, sinceramente non so del tutto, ma per ora sto facendo il liceo, comunque ho anche un po' di tempo, un po' per decidere, per vedere cosa mi piace fare, e quindi non so ancora, cioè ovviamente mi piacerebbe un sacco qualcosa nell'ambito, non dico dell'equitazione perché sarà un po' difficile, però comunque qualcosa che abbia a che fare con gli animali, cioè mi piacerebbe un sacco. Poi di nuovo Crisia Carboni mi chiede: segni particolari di Giro. Allora, Giro ha questa particolarità della lista, cioè che non so se avete in mente, però appunto è un po' una lista tipo a mezzaluna, e quindi è veramente una cosa carina secondo me. Poi Ginevra Anastasia trattino basso mi chiede: hai una sella, testiere, sottopancia tuoi personali? Allora, ho la sella e il sottopancia miei, però il sottopancia che ho non lo uso su Giro perché non va bene, ma la sella sì, e invece la testiera no. Poi Giulia 17 mi chiede: da che nazione provieni? Allora, io sono nata in Italia a Pescara in Abruzzo, però poi ho fatto un sacco di traslochi, cioè sono andata a Milano e poi da Milano a Lugano, però ho fatto anche un altro trasloco. Comunque i miei familiari, i miei parenti sono tutti di origine russa, e quindi io ho un po' questo sangue italiano e russo, e però mi definisco più italiana perché in Russia praticamente, cioè, non ci sono stata veramente poche volte, quindi io mi definisco più italiana. Poi Mavi.p mi chiede: quanto tempo hai impiegato per instaurare un buon rapporto con Giro? Allora, non so ancora se abbiamo un rapporto, perché non lo posso ancora capire del tutto, quindi non lo so, anche perché sono passati praticamente 5 mesi e
Sono veramente poco. Poi Gaia Valentini, ciao Gaia, mi chiede come ti trovi all'Iluno? L'Iluno sarebbe la mia scuola e devo dire che mi trovo bene anche se è veramente dura ed è tosta, però me la sto cavando comunque. Poi Targa Zaria 05 mi chiede come ti vedi nel futuro? Farai ancora equitazione? Ti adoro, ciao. Ciao, allora io vorrei continuare l'equitazione finché posso, cioè finché l'età me lo permette o in generale finché riuscirò poi. Diciamo che non lo so perché il futuro può cambiare da così a così e quindi non lo so, si vedrà poi più avanti. Poi Martina Rossetti mi chiede, ciao Marti, qual è il traguardo più bello che tu abbia raggiunto nell'equitazione? Salutami, ciao Marti. Comunque, il traguardo più bello diciamo che non lo so, però sicuramente con ogni cavallo ho raggiunto un traguardo, con Gero magari ancora no perché non ne ho avuto ancora l'occasione, diciamo. Però con Heidi sicuramente è stato il momento in cui abbiamo iniziato, cioè lei praticamente mi ha insegnato a saltare, quindi quello diciamo è stato il traguardo con lei. Con Fringa l'ho iniziato a saltare sempre più in alto e con Topo vabbè ho iniziato le gare, quindi quella era già una cosa fantastica per me. E con Gero forse già comunque un traguardo che abbiamo raggiunto è stato quello montare senza testiera e con tipo la cavezza con a nodi, una roba del genere, ecco. E cioè mi è piaciuto tantissimo, lì ho sentito veramente che eravamo un tutt'uno, cioè una cosa che non mi era mai capitata praticamente, quindi forse quello è stato uno dei traguardi, ecco. Poi Elena Vassalli mi chiede qual è stata la cosa che ha reso il tuo 2018 fantastico? Sicuramente topo, e se dico topo potrei raccontare un sacco di cose, quindi andiamo avanti. E proposito per il 2019 sull'equitazione. Proposito 2019 che metto in prima lista è comprare un mio cavallo finalmente. E sto semplicemente solo aspettando il momento. Non posso fare altro e basta. Poi la Poney della V, quindi ciao Clari. E qual è quando è nato Gero? Oddio, non lo so, so solo che è dell'anno 2000, dovrei chiedere. E ti piacerebbe iniziare a montare con la Beatles? Sicuramente. Sicuramente c'è una cosa fantastica, secondo me, la Beatles, in generale tutto quello che circonda, diciamo, la Mountain Libertà, secondo me è magnifico. E infatti poi mi chiede cosa ne pensi chi va in gara senza morso, penso che sia una cosa fantastica. Poi Filippo Nomboloni, quindi ciao Paige ironica, mi chiede cosa diresti alla Katie di 3 anni fa. Allora direi sicuramente di montare meglio. Oddio, 3 anni fa dov'è che ero? Praticamente montavo ancora in Svizzera. Sicuramente direi monta più spesso, Katie. Non essere così ridicola. E adesso non mi ricordo neanche tanto bene, però segui te stessa. Facciamo le poetiche. Non lo so, sinceramente, raga, io ho la memoria molto corta. Poi Bianco mi chiede: hai mai saltato a pelo? Se sì, quanto? Allora. Sì, ho saltato a pelo. Ho saltato, ma sì, ma sarà stata una croce, un verticalino, una roba del genere. Ho saltato a pelo con Fringal. Questo giorno me lo ricorderò per sempre perché mi sono rotta il braccio saltando a pelo. E vi lascio qua tipo un video prima della mia caduta, come ero felice di montare. Montavo da schifo perché ero tutta lì così indietro col bacino ed è orribile. Per favore, non criticate. Però era praticamente 2 anni fa, no, 1 anno e mezzo fa, una roba del genere. No, anzi, no, scherzavo, 2 anni fa. E praticamente 2 anni fa, e quindi sì, ecco, mi sono rotta il braccio saltando a pelo, quindi non saltate a pelo, ragazzi. Poi Marta04 mi chiede qual è il massimo che hai saltato. Il massimo che ho saltato in generale credo sia stata una 115, sì, un Oxer da 115. Julie 4/05 mi chiede qual è il tuo colore di manto preferito. Grigio pomellato, a vita io amo i grigi pomellati. Poi Paola Channel mi chiede come stai in questo periodo, sei felice? Salutami come Paola Channel, quindi ciao. E oddio, ho dato una gomitata, aiuto. Comunque in questo periodo diciamo che più o meno va un po' così. Ci sono giornate sì super fantastiche, altre invece in cui mi sento proprio giù per motivi miei e quindi è un po' un periodo così, però comunque sto andando avanti nonostante questo periodo. Poi, Vero Barley mi chiede la gara più bella della tua vita. Allora, sicuramente se ora penso, penso proprio quella che ho fatto all'EQF, non mi ricordo, mi pare a maggio. E con Topo era tipo sempre il progetto sport, la domenica, il barrage.
l'avevo già spiegato in un video, comunque quel giorno eravamo tipo arrivati ottavi e per me era un super traguardo perché, cioè, il progetto sport è abbastanza difficile e quindi ero veramente super contenta di aver finito il percorso base e poi già essere entrata in barrage per me era wow. E poi ho detto vabbè, lo faccio sto barrage, come viene viene. Alla fine poi siamo entrati nei primi 10, quindi io ero super super contenta, quindi direi che quella è stata per ora la gara più bella della mia vita. Poi Alessia di sabato mi chiede: da quanto tempo hai il tuo cavallo attuale, quindi Gero? Ce l'ho in mezza fida dal primo di settembre, o credo, una roba del genere. Quindi ce l'ho più o meno da tipo quasi 5 mesi e non sono tanti, però va bene. Poi Greta S mi chiede, quindi ti mando un grosso bacio Greta. Ma le prossime gare in programma, ne ho già una in programma sicuramente il 9 febbraio di nuovo Buscate, quindi mi raccomando venite, se no poi altre a febbraio, poi alcune ancora a marzo e poi non so, ad aprile e poi in giù, non lo so. Quindi comunque sì, vi aggiornerò sulle gare che farò e sicuramente vi porterò tutti i vlog. Lavoro dei tuoi sogni, appunto, non lo so. Da piccola volevo fare la veterinaria, però adesso ho un po' di dubbi. E Ginevra Sartori mi chiede: quanto è alto Gero? Gero è molto alto, non so esattamente i centimetri, però vi assicuro che è molto alto. E quanto sono alta io? Sono alta 1,60 m. Sono molto bassa, però fa niente. E come sarebbe il tuo cavallo ideale? Un grigio pomellato, per favore, regalatemelo. Che abbia tra i 10 e i 12 anni massimo, che salti, cioè che abbia mezzi, che però sia comunque gestibile, quindi non troppo caldo. Di medio andamento, diciamo, che però sappia andare veloce in gara. E sarebbe il mio cavallo ideale. Poi Aurokazu mi chiede: sei mai stato ad un concerto? Sì, sono stata a un concerto, l'unico concerto della mia vita, di musica pop, perché sennò da piccola sono stata ai concerti tipo di musica classica. È stato quello del 18 giugno 2017 di Justin Bieber. Adoro Justin ed è la vita per me e quel giorno ero veramente felice. Dice, ma potrei raccontarvi un sacco di cose. Che è stato un giorno disagiante, stressante, ero veramente in ansia. Comunque è stato l'unico mio concerto quello. Poi Meli Cipo mi chiede: che cosa vorresti fare con il cavallino che prendi? Allora, teoricamente appunto non è ancora certo che prendo adesso subito il cavallo nuovo mio finalmente, perché comunque Gero ce l'ho in mezza fida. E prima dell'estate magari sicuramente, se tutto andrà bene, lo prenderò. Comunque sicuramente l'obiettivo sarebbe prendere il primo grado e poi chissà se permette di andare avanti anche con questo cavallo, e quindi poi si vedrà. Poi Giulia Fineschi mi chiede: dress o cross? Sicuramente cross, anche se non l'ho mai provato, però il dressage, io e il dressage e Gero siamo una cosa a parte. Soprattutto io e il dressage, poi Gero e il dressage magari qualcosina ce l'hanno in comune, ma io e il dressage proprio no, grazie.